Ciao a tutti ragazzi, sono Moon, sono in compagnia di... Me. Ragazzi, questo video non lo volevamo fare. Allora, per chi ama il mio canale, per chi segue il mio canale, per chi è più affezionato al mio canale, facciamo questo video. Mia moglie non è che è piccolina, che la sto schiacciando col braccio. Esatto. No? Allora, ok. No ragazzi, per chi è più affezionato a questo canale, vogliamo raccontarvi questa cosa, che è molto seria. Quest'ultimo mese l'ho presa un po' come... tra virgolette un gioco durante i live, dicendovi a tot like, a tot cose, vi dirò una cosa importante, un segreto tra me e mia moglie, eccetera eccetera. Molti di voi avevano già indovinato, molti altri no. Ieri sera, nel live di ieri sera del salotto, ho raccontato tutto verso la fine. Esatto. Per chi si è perso il salotto, lo diciamo in questo video. In poche parole, è una decisione che dovevamo prendere mia moglie, molto importante, forse una delle decisioni più importanti della mia vita. In poche parole, mia moglie è gravida, è in gravidanza da quasi 3 mesi, 2 mesi e mezzo. E io sono contro l'aborto, ma in questo caso ho cercato di pensare più con mia moglie, di parlare di più. Abbiamo preso tutto l'asso di 3 mesi, no? Per chi non lo sapesse, per i più piccini, fino a 3 mesi si può abortire. Dai 3 mesi in poi, di legge, non si può più abortire. Per cui abbiamo avuto questi 3 mesi di tempo per parlare, per pensare, per ragionare. E io non è che voglio che lei abortisca, ma vorrei che lo facesse perché sapete che il mio lavoro è YouTube. YouTube non sta andando molto bene, non ho un altro lavoro attualmente. Abbiamo una casa piccola, ho già 4 figli. Abbiamo un po' di problemi, diciamo. Questo qua sarebbe il 5° figlio per me, il 4° per lei, per cui ci sono veramente diversi problemi. Ho fatto finta di nulla per questi 3 mesi, ho riso e scherzato comunque, ho diminuito il flusso dei video sul mio canale perché abbiamo altre cose da fare. E diciamo che lei era caduta un po' in crisi, la piccolina qua, perché lei vuole tenerlo a tutti i costi, perché se lo sente, perché eccetera eccetera eccetera, cose da donna. E io invece ero un po' contro, diciamo, questa volta, che è l'unica volta della mia vita, ma per i motivi di prima. Per cui quando le ho detto, amore, forse è meglio che tu abortisca, eccetera eccetera, lei è caduta un po' in crisi, no? È stata una settimana, vabbè, ma comunque così, sono cose nostre. Anche questa sarebbe una cosa nostra, non dovremmo raccontarlo su YouTube, ma siccome ve l'ho già raccontato in live, molti di voi, molti, si sono preoccupati. C'è un ragazzo che si chiama Andrea che tutti i giorni su Telegram mi scrive, prima mi dava tutti i giorni il buongiorno, tutte le mattine, ora tutte le mattine, Luke cosa, come va? Luke come va? Luke come va? Il pancione cresce, già l'aveva capito, capito? E in poche parole, poi parlando, abbiamo deciso di ciecare gli occhi alle persone. No, ho deciso, abbiamo deciso alla fine di tenerlo, per cui ci potrà essere in futuro il mio 5° figlio, 4° suo, il 4° Luchino. Il problema è che in questi giorni poi è sorto un altro grosso problema, ossia, si possono dire su YouTube, sono cose intime comunque. Sì, sono cose intime. Vabbè, senza scendere nell'intimità e dire perdite o non perdite, comunque lei al momento sta rischiando fortemente l'aborto. Non vi dico il perché, lei è già portata all'aborto spontaneo. Ricordate che prima del primo figlio di Dennis lei ha effettuato 3 aborti spontanei, per cui ci abbiamo messo un po' ad avere Dennis, ok, Luchino. Poi non sono più capitati fino a questa volta che sta, tra virgolette, ricapitando. E però questa volta sembra proprio si sia aggrappato, no? Voi immaginate, immaginate come si chiama? Come si chiama? Il coso. Il coso cos'è? Il cordone ombelicale. L'ovulo. È l'ovulo. Come si chiama? Dove c'è il bambino dentro ancora piccolo? L'ovulo. L'ombrione. Quella cosa lì, one. Immaginatela attaccata alle pareti, no? Questa è la parete, questo è il coso collegato, no? Con tutte le cose. La faccio, ragazzi, facile per farvi capire. Molte volte questa cosa si stacca dalle pareti e potrebbe scivolare dalle vie urinarie e comunque perderlo. Molte persone fanno l'aborto spontaneo perdendolo definitivamente nell'assorbente. Ragazzi, sono cose brutte da dire, lo so, sì. Nel gabinetto. Comunque possono capitare queste cose, le è capitato più di una volta. Questa volta è aggrappato con l'ultimo ditino, diciamo. Fai conto, no? Che questa è la parete dell'utero, la pancia. Stiamo della donna. Dicendo delle cose. Vabbè, comunque è natura. Vabbè, è natura. Esatto. È scienza, ragazzi. La scienza. Pancia della donna. L'uovo, quindi l'embrione, è posizionato in questo modo, quindi si è annidato sulla parte di una delle due. Vabbè, fa niente. Comunque ragazzi, rischia fortemente l'aborto, si è aggrappato, diciamo, metaforicamente con l'ultimo ditino. Ed è per questo anche che abbiamo forse quella voglia in più di tenerlo, perché speriamo vada tutto bene. Vi terrò aggiornati, perché so che molti di voi ci tengono. Vi terrò aggiornati. Questo video, ragazzi, è un video che non dovremmo nemmeno caricarlo, però lo facciamo appunto per tutte le persone
che tengono a noi, non gli haters, non le persone che non mi conoscono. Non voglio che questo video vada in tendenza, non mi interessa nulla. È un video veramente interno al canale, un video, è come se noi in questo momento ci stessimo confidando con voi. Comunicazione, sì. Potremmo anche non dirvele, perché scetticamente parlando, queste cose per gli scettici, eccetera, eccetera, non si bisognerebbero dire. Però noi abbiamo deciso di farlo, ragazzi, anche perché se dovesse andare male, comunque ve l'abbiamo raccontato. A me piace raccontarvi tutto ciò che passo, anche perché avendo calato di molto il flusso dei video sul canale, eccetera, eccetera, mi è sembrato giusto darvi delle spiegazioni. Se dovessimo tenere questo bambino e dovesse andare tutto bene, comunque il canale ne risentirà in altri modi, perché non potrò stare 24 ore al PC, non potrò caricare 80 miliardi di video, cercherò di fare il mio meglio. E capite che da oggi in poi ogni video che carico per me è un grosso, grosso, grosso impegno, perché abbiamo già 3 bambini in casa, abbiamo già delle responsabilità, abbiamo un sacco di cose da fare, ragazzi, e lo so che YouTube è un lavoro, però è veramente una grossa anche responsabilità ed è un... non dico un peso, perché mi diverto a farlo, però ci sono tante altre cose al quale devo fare, devo anche dare una mano, una grossa mano a questa persona, perché non può fare tutto da sola. Un bacione, un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video, ragazzi, e spero abbiate capito la realtà di questo video, perché credo sia il video più sincero che ho fatto in 5 anni. Non è vero, ne hai fatti altri più sinceri. Uno dei video più sinceri che ho fatto in questi 5 anni, e quando mi dà questi bacini io mi viene la pelle di... Avete presente quando viene la pelle di embrioni? Ecco. Cosa c'entra? Vabbè. Ragazzi, un bacione, un abbraccio davvero, questa sera sarò in live da qualche parte, seguitemi. Telegram e Instagram sono fondamentalissimi, seguitemi lì e chiedeteci pure come va nei prossimi giorni, saremo lieti di rispondervi. Se volete un altro video aggiornamento, tanti like, tante condivisioni, condividete tra di voi, perché vogliamo che questo video rimanga comunque nel canale, diciamo. L'abbiamo detto, perché ragazzi, giuro, non volevamo dirla questa cosa, un po', però un po' una cosa preoccupante, ci siamo tolti un peso, esatto. E ora l'unica cosa è incrociare le dita e sperare vada tutto bene. Ciao a tutti. Ciao.